Amici telespettatori, è tornata per fortuna nostra a trovarci il professore preside Luigi Arionte, uomo eclettico, ma principalmente uomo di alta statura politica, che Non esagerare. ricopre un incarico molto importante in un partito che è preferibile non dirlo ancora, perché tra poco uscirà anche alle varie elezioni che ci saranno, quelle amministrative prossime e sicuramente quelle politiche. Caro Gigi, ci vuoi fare un poco una panoramica di quello che sta succedendo con l'avvocato dei, po del povero, cioè l'avvocato dei poveri, Conte, che ha ripreso in mano i 5 Stelle? Che succederà? Mi viene da ridere, Mi sono accorto. c'è un giornalista che dà la sua opinione a Rete 4, quello si alternano, ne sono due, per la parità, uno naturalmente di destra e l'altro di sinistra, ma è una persona seria. Lui si dichiara giornalista della sinistra da anni, è un vero comunista. Non vi faccio il nome così per Ma ho la capito chi è. curiosità. Che dice? Ma di che parliamo? Le 5 Stelle non esistono. Le Sono 5 d'accordo. Stelle non esistono. Ora, questo io non lo definirei nemmeno partito, cioè questo gruppo che in un periodo particolare ha cavalcato un'onda grossa come un esperto surfista e quindi ha calamitato l'attenzione delle nuove generazioni, compromesse naturalmente, che sono considerate fantasmagoriche, infatti vedremo a breve che cosa succederà per questo reddito di cittadinanza. E quindi con un'azione di forza mentale ha raggiunto un alto livello di consenso politico, ma in realtà non aveva nessuna esperienza di governo. Vediamo chi sono i personaggi. Se ne salvano tre o quattro, non di più. E quindi loro, che effettivamente risultarono essere il primo partito, benché il centrodestra l'avesse superato, andarono al governo con un'alleanza inesistente. Non ci può essere il fuoco e l'acqua, quindi tra Prima a sinistra, poi a destra, Salvini e Meloni. poi a centro. Nel momento in cui Salvini si rese conto che si andava alla deriva, abbandonò. E questa gente che aveva atteso con forza questo potere, gente che non aveva fatto mai niente, non nessuna occupazione, basti pensare che il ministro della difesa lì, erano discogiochi e così via, per non lasciare il potere, perché con l'appoggio naturalmente sempre del Divin Mattarello, andarono a una nuova posizione, a collocarsi in una nuova veste, quindi questo governo giallo-rosso. A Roma non è andata mai avanti, ha vinto qualche scudetto ogni tanto, con un personaggio, il Conte, che io definirei bravo vaglione, ma mi sembra il barone del pesco fiorito in fiore, Avvocato dei poveri. insomma. No, no. Che non avendo nessuna esperienza di nessun tipo, in nessun settore, e lo sottolineo, si è trovato a fare il leone, mentre prima nel governo verde
giallo era una pecora. Quindi un governo che è andato alla deriva. Io non amo molto Renzi. È uno di quei personaggi. Però è politico, eh? Sì, no, è uno di quei personaggi che mi dà l'impressione, a volte vedo una bella pera e c'è un vermiciattolo che esce fuori. Però in questa occasione ha fatto un grandissimo servizio all'Italia, facendo cadere quel governo. Perché io sono convinto che se fossimo rimasti nelle mani di questi scellerati, avremmo dovuto venderci la camicia. Quindi ringraziamo. Stavamo a mani cinesi. Ringraziamo Renzi che ha portato alla luce un personaggio la cui esperienza, per essere raggiunta dai vari politici della nuova generazione, dovrebbe impiegare 150 anni. E l'abbiamo visto. Abbiamo visto come nel campo sanitario si è accelerato un certo processo di salvaguardia per gli italiani. Si è visto come quel PIL che noi tenevamo che sarebbe sprofondato nei profondi della Casa Reale è schizzato verso l'alto. Si è visto come ha tacitato la Merkel, che mi sembra con la testa così più curva di quando non è. Ma non solo, ha tacitato Macron e l'intera Europa. Oggi tutti si rivolgono al nostro presidente, al nostro capo del governo. In primis Macron, che non avendo lui, Macron è in realtà come di me. Una copia conforme di Renzi, attenzione, non è. C'ha una buona consigliera, la sua professoressa che è diventata la moglie. E quindi si sta avvicinando al nostro Draghi. E Draghi ha fatto ripartire tutto. Draghi, io sono convinto che non ha fatto ancora niente, ma nell'arco di 7-8 mesi ci farà recuperare tutto quanto quella Europa infame con la Merkel e con la Francia ci ha tolto dalle tasche dei cittadini. Quindi scenderà. La Merkel ha fatto scendere l'IVA in questi giorni, si parla del 12% per dare una mano lì, ma a noi non ci interessa. Se noi arriviamo al 20%, quindi avremo grande respiro, l'economia partirà, la gente spenderà e le fabbriche sì, perché è come un cane che si morde la coda. La sinistra gode nel voler mettere tasse. Cioè l'unica soluzione che trova nella sua mente pseudo, non definiamolo così, succhiare, è il novello vampiro, ma non ha capito una cosa. Stanno mettendo la patrimoniale addirittura. È un cane, vogliono mettere, ma è un cane che si morde la coda. La gente non compra, ma se tu prendi dalle persone una pensione di 3.000 euro, da amici che mi parlano, che all'ordo sono 5.000 euro, o una pensione di un poveretto che prende 1.800 euro, che all'ordo è 3.500 euro, che non sa come districarsi. È chiaro che, dovendo, ma non è solo quello, perché noi paghiamo su ogni articolo un IVA che non finisce mai, paghiamo le supertasse, tasse di circolazione obbligatorie che costano un occhio del collo, assicurazioni obbligatorie, basti pensare che per mettere una marca su un passaporto si spendono 72,50 euro, cioè tutto. A volte, ma lo farò, per vedere automaticamente da uno stipendio su cui si è stato già succhiato una parte di sangue, quanto denaro per ogni articolo che costa va allo Stato e quanto realmente
entra nelle tasche di... Anche perché, mentre all'estero tu puoi far presente il tuo stato, le tasse vengono scaricate, tasse per l'abitazione, qui tu paghi 1000 euro da uno stipendio perché sei costretto di 2000 euro, ma in realtà non recupera niente, lo Stato se ne frega. Ma Draghi no, Draghi ha capito esattamente com'è. Il problema è questo: se io prendo, sono tartassato delle tasse e un frigorifero si rompe, io devo vedere come rimediare, nel senso che le pago 30 euro oggi, 50 euro tra 6 mesi, ma se sto nelle condizioni di avere qualche soldo in più, io il frigorifero lo cambio, per cui si mette in meccanismo, si mette in giro tutto il circuito, nel senso che si producono i frigoriferi. Infatti Berlusconi dice spendi. Ma come spendi se tu sei assatanato dalle tasse? Quindi, e si rimette in moto tutto. Quindi bisogna abbassare le tasse per dare dignità ai cittadini e far ripartire l'azienda. E quello è il segreto del PIN. Questo è. E io ringrazio sempre Draghi, lo ringrazierò sempre per aver, quasi stavamo sull'orlo del precipizio lì. E adesso questi litigi, questi partiti che scompariranno alle prossime elezioni, non credano che anche la massa di giovani che l'ha votata, che al 70% li rivoterà. Il denaro che hanno preso l'hanno ripagato col voto. Il reddito di cittadinanza ha rovinato l'Italia. C'è gente che non lavora più perché per 2 anni prenderà denaro senza far niente e in più naturalmente gode di altri privilegi. Cioè, questo è il problema. E adesso naturalmente alla lotta feroce al potere, il conte, barone del pesco fiorito in fiore, naturalmente, che ha assaggiato qual è il famoso potere del comando, no? C'è un detto che non diciamo qui in questa sede, che dice che il comandare è meglio del grillo, il grillo parlante, che effettivamente ha creato lui questo movimento che poi si è trasformato per la strada, perché ripeto, il 30% esiste, se ne sono scappati. Esiste sempre quel detto che dice che chi va all'interno di un forno, di una macina, si infarina, quindi si sono infarinati tutti. Vorrei avere dei raggi speciali negli occhi per vedere quali sono tutti questi bianchi che si sono infarinati. Tutti qua. Non lo diciamo. Questa è la situazione. E adesso questa lotta feroce che non porterà a niente. Si sono inventati il genere Varius, non più maschietto, non più femminuccia, non più papà, non più mamma, un genitore, secondo genitore. Ma qui cadiamo nel ridicolo. Questo non è altro che un attacco terribile alla natura, e la natura si vendicherà. È un attacco terribile alla natura, e la natura, per carità, io rispetto le tendenze di ognuno, rispetto la persona in quanto tale, ma io rispetto pure le formiche, pure gli esseri, pure gli insetti. Se vedo una formica mi scosto, perché ha diritto di vivere, quindi non la calpesto. Però io dico che il rispetto dell'umanità, l'umanità deriva direttamente dalla natura del nostro pianeta, va rispettata. In una camera, lo dissi altra volta, ognuno è padrone di fare quello che vuole. È concesso tutto. Fuori da una camera è concesso soltanto educazione al cospetto degli altri e rispetto totale di quello che è il concetto di dignità. A questo punto faccio 2 domande a voi. Ci sono pericoli per il governo Draghi per colpa del decreto, sulla legge
che vogliono passare sulla giustizia. Ma quale decreto? Ci stanno problemi. E chi lo fa cadere il governo? Chi lo fa cadere il governo? Le 5 Stelle? A parte il fatto... Sono solo 2 Stelle ormai. No, a parte il fatto che sono stati loro che si sono dati la zappa sulle pietre perché hanno voluto ridurre il numero dei parlamentari. Sanno già che solo il 10% si salverà. Hanno avanti ancora 2 anni. Hanno fatto che vuol dividere lo doppio del mandato. Ma mica sono così pazzi da perdere il denaro. Questi sono degli accattoni. Beh. Se avessero avuto senso, si sarebbe andato alle elezioni. Ma pure Grillo è tornato indietro. Si sarebbe andato alle elezioni prima di fare quell'obbrobrio giallo-rosso. Si sarebbe dovuto andare alle elezioni. Questo il posto non lo vuole. Ma se è venuto a galla. Ma non si è votato perché Mattarella ha messo il discorso. Mattarella. Allora, se è venuto a galla che c'è stato un concorso all'interno delle Camere. Erano loro che. Si sono presentati il 50% di gente appartenente alle 5 Stelle per prete. Ma che vogliamo dire? La gente queste cose non le sa. Oppure bisogna ripristinare i forni crematori, caro Gigi, che sono per la linea dura. No. Perché queste persone non. Allora, io penso una cosa. Hanno quella è stata una brutta esperienza per l'umanità, lasciamola stare. No, ma forni crematori per farli diventare più morbidi. No, lasciamo che sia una brutta parola. Vabbè. Voglio dire un'altra cosa. Dovrebbero capire. Allora, i forni di rieducazione. Dovrebbero. Allora, io nessun. Noi abbiamo tante di quelle terre. Io mi guardavo attorno e pensavo che i Campi Flegrei fossero un ammasso di abitazioni. Poi mi sono reso conto che i Campi Flegrei sono inseriti nella natura in un modo incredibile. E la Calabria, la Sicilia, ha tanto di quella terra che dovrebbe essere coltivata, da cui noi potremmo trarre dei profitti. Ecco, io creerei per questa gente nulla facente e nulla tenente delle cooperative agrarie, assegnando proprio, dando uno stipendio normale, attenzione, ma dovrebbero lavorare però. Chinus in loco, proni nel loco, raccolto. Quindi questo è il consiglio che abbiamo. Quindi non si voterà, preside. Ma io mi giocherei tutto. Questi non lasceranno mai l'osso. Ad aprile dell'anno prossimo. Anzi, sono usciti dei canini così profondi da poter succhiare ancora il midollo dell'osso. Il governo non cadrà, si andrà alla naturale scadenza. Con queste previsioni del presidente Arionde, io non sono convinto, però purtroppo se lui dice questo lo dobbiamo credere, perché disse che Lozano era un buon giocatore e alla fine Lozano è un buon giocatore. Quindi come ne capisce di calcio, ne capisce anche di politica. Ma non si tratta di capire. Allora, nella matematica 2 più 2 fa 4. Quindi sale il valore. Nella politica al massimo fa 2 più 2 può fare 3,5, ma non scende, non so se rendo l'idea. Quindi va bene, alla prossima, grande preside. Saluti a tutti i telespettatori.